Paolo Saravano di Sky, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Paolo. Intanto subito grazie, perché sappiamo che ti stiamo disturbando questa mattina, riunione, insomma cose importanti, per cui noi siamo un po' i rompiscatoli della tua mattinata. No, ma tranquilli, stasera viene Fabio Capello a Fox Sports, quindi giustamente stiamo preparando la scaletta. Wow. Oltre a Pedro Rosso, facciamo la scaletta, va, non ci allarghiamo troppo. Io penserei subito, allora, già detto qualcosa, ma secondo te, vabbè, come risponderà alla vostra domanda sulla nazionale, l'eventuale successione di Prandelli? Subito così sei partito. Sinceramente mi sembra molto concentrato su questa avventura, però insomma la carriera di Capello ci insegna che mai dire mai, insomma è il motto preponderante. Insomma, ricorderete la famosa dichiarazione sulla sua eventuale panchina alla Juventus, sapete come sono andate le cose. Poi credo che sia in questa fase della carriera, secondo me, è molto più interessato a fare il CT che non a fare l'allenatore, da quello che ho capito, quindi non escluderei completamente. Bello sarebbe. Vedi, non male. Chi ti sta affascinando di più a quanto a calcio estero? Estero poi intendo soprattutto europeo, perché è quello che guardiamo maggiormente, però puoi allargarti se vuoi. Chi mi sta affascinando di più, giocatori, allenatori? Club, partiamo dai club, poi magari andiamo sullo specifico, sì, come cammino iniziale. Ma devo dire, quest'anno mi incuriosisce molto il Tottenham. Mi incuriosisce molto il Tottenham perché è una squadra che ha comprato tanti giocatori di qualità tutti insieme, e nell'anno in cui parte Bale, che è forse il terzo giocatore più forte del mondo, dopo quei due lì che voi immaginate, però insomma con i proventi di questa cessione ha comprato tanti giocatori molto forti. Ieri per esempio ho commentato il Tottenham, ho visto Lamela fare un assist esterno e Paulinho fare un gol di tacco, insomma mi è sembrata una cosa abbastanza sopra le righe a livello tecnico. Hanno preso Eriksen, hanno tanti giocatori molto tecnici tutti insieme, la loro convivenza mi incuriosisce perché è molto difficile, e soprattutto perché secondo me questo è l'anno che ci dirà la verità sul valore assoluto di Villas-Boas, sul cui giudizio secondo me bisogna essere ancora un po' cauti rispetto a molti miei colleghi, perché secondo me ha avuto la fortuna ma anche la sfortuna, tra virgolette, di allenare in situazioni molto, molto particolari. Quest'anno invece dipende molto da lui. Tu sei un estimatore o uno scettico da questo punto di vista? Su Villas-Boas? Sono un curioso, non lo ritengo l'incompetente che dicono molti, non lo ritengo il miracolato che ritengono altri, lo ritengo una persona molto molto preparata, magari un pizzico presuntuosa, ma sinceramente mi incuriosisce. E poi citando appunto quei giocatori, i nuovi acquisti, Lamela alla Roma l'ha visto, Paulinho è stato inserito insomma nelle tratte di calciomercato possibili, Eriksen lo stesso l'anno scorso, più di quest'anno, insomma Baldini è lì, c'è molto di Villas-Boas stesso, si rischiava di arrivare poi sulla panchina giallorossa, la sensazione è quella. E la Premier quest'anno sembra più combattuta degli anni scorsi, ti chiedo un pronostico generale, cioè come immagini la classifica a gruppi di posizione, insomma lotta Champions, ecco, diciamo così, e lotta campionato in assoluto. Ci sono delle squadre secondo me che non difficilmente usciranno dalle prime posizioni, ma la cosa che rende credo la Premier League il campionato più bello e più incerto del mondo è proprio questa. Ci sono secondo me quattro squadre almeno che possono vincere il campionato, ma forse direi anche cinque, perché oltre al Chelsea, le due di Manchester, anche Arsenal e Tottenham secondo me quest'anno avranno delle chance. Sono curioso di vedere come lo United gestisce e come Moyes gestirà il dopo Ferguson, perché è un'eredità che potrebbe schiacciare chiunque, e insomma ci sono dei problemi, e il derby perso ieri contro il City lo dimostra. Il City è la squadra che si è rafforzata di più, ha comprato di più e meglio, secondo me, però insomma anche la curiosità di vedere come si adatta Pellegrini a una nuova realtà è forte, diciamo. Non c'è un dubbio. Per quanto riguarda il Liverpool, non l'ha inserita, è stata la squadra che con 3-1-0 era partita meglio, poi è pareggio che l'ha bloccata in quarta, ma non pensi che possa inserirsi nella lotta per... Il Liverpool è una squadra che ha una spinta emotiva straordinaria, giocare per il Liverpool forse non è uguale a nessun'altra squadra al mondo, per quello che ti dà a livello di carica emotiva, ti senti davvero un pezzo di una storia che
che va avanti. Giocare ad Anfield è sempre particolare, però Rodgers, che secondo me è un allenatore bravissimo, come dire, è ancora, diciamo, a metà del guado, cioè è in una tappa intermedia, sta completando un processo per diventare, per portare Liverpool a essere di nuovo una big. Sarei sorpreso se riuscisse a lottare fino alla fine per il titolo. Ha grandi giocatori, però anche tanti giocatori che deve provare a inserire in un livello più alto rispetto a quello dove giocavano prima. Ha fatto delle scommesse comprando in Spagna giocatori di medio livello, provando a farli diventare dei grandi campioni e farli giocare allo stesso livello di Gerrard, di Suarez, di questa gente qui. Quindi secondo me c'è ancora tempo per vedere Liverpool in lotta per il titolo. Dammi qualche speranza per l'Arsenal, anche se l'hai già inserita nel... Ma l'Arsenal è una delle squadre più folli del calcio internazionale e rende questa squadra, come dire, una squadra per la quale non si può, secondo me, non avere simpatia a livello calcistico per come gioca. Ha un allenatore che è ormai diventato un pezzo della società, è praticamente lui stesso l'Arsenal, che insomma porta avanti da anni un'idea utopica di calcio, perché è uno che compra soltanto giocatori under 24, è uno che compra soltanto giocatori di qualità e che, piuttosto che rinforzare per esempio una difesa con tanti problemi e con giocatori sicuramente non all'altezza, ha comprato l'ennesimo trequartista sublime, delizioso, come Ozil, però insomma è come uno che in frigorifero non ha il necessario per fare una cena, che si compra lo champagne. Ecco, bellissimo. Questa mi è piaciuta. E Wenger è così, quindi si può odiarlo, oppure si può mettersi in pace, accendere la televisione e vedere come gioca l'Arsenal senza una difesa di livello, senza un cambio in attacco a Giroud. Lui ha comprato l'ennesimo trequartista in mezzo al campo, hanno giocatori fenomenali, e poi ce n'è uno che secondo me quest'anno diventerà, cioè farà il vero salto di qualità e diventerà il giocatore straordinario che non è diventato, solo con 2 anni di ritardo, per un grave infortunio. Non c'è un dubbio. No, ma è la cosa della difesa, da appassionato di calcio e di Arsenal fa veramente male poi vederli schierati sempre con Mertesacker e adesso Koch. Ma perché non gioca Vermaelen quest'anno? Poi ha avuto problemi fisici, ma rientrerà. Ok, perfetto. No, già quella è una certezza in più. No, beh, fa ridere che non compri un cambio, cioè con tutti i difensori centrali che girano a prezzi anche tra virgolette popolari, voglio dire, mettere Ambrosino. Però lui si fida, esatto. No, non ce l'abbiamo fatta noi a Roma, esatto. Secondo me ce la possiamo fare, ovviamente con un po' di sarcasmo. Per quanto riguarda il campionato italiano invece, Paolo, come lo stai vedendo? C'è qualcosa che ti ha stupito in questa partenza? Ma stupito no, sinceramente stupito no. Ci sono state delle conferme che però sono state molto importanti, cioè che il Napoli è l'antagonista della Juventus, perché ha comprato dei grandi giocatori e ha preso un allenatore straordinario, secondo me incredibilmente sottovalutato negli anni scorsi, cioè come è stato trattato Benitez dall'Inter e dalla dirigenza interista è qualcosa di incredibile, secondo me. Avevano preso un grande allenatore, perché Benitez secondo me è uno dei più grandi allenatori degli ultimi 30 anni, perché è uno che ha vinto in Spagna senza essere Barcellona e Real Madrid, perché è uno che ha portato Liverpool con un organico non all'altezza a giocare 2 finali di Champions League e vincerne una, perché è uno che lo scorso anno quando entrava in campo, quando andava a Stamford Bridge, veniva contestato da quasi tutto lo stadio, eppure in quel clima di assoluta avversità ha fatto tutto quello che poteva fare, cioè ha portato la squadra in Champions, ha vinto l'Europa League. Un allenatore così, con questo spessore, con questa preparazione tattica che pochi hanno al mondo, ti fa fare il salto di qualità, quindi non mi stupisco affatto nel vedere il Napoli ad oggi alla pari della Roma in classifica e credo come miglior antagonista della Juventus, che secondo me tutto sommato resta comunque la favorita. L'altra conferma è Luis García, perché questo allenatore è stato preso come dire in un clima di assoluto scetticismo, però questo è un allenatore che non era una scommessa, no. Questa è una cosa che mi sento di dire,
La scommessa forse è stato prendere Zeman, che non allenava in Serie A da 10 anni, ma Luis García non è una scommessa. Luis García viene, sì, ti viene lui per Luis Rudy, nel senso ti viene per paraffrasando Luis, sì, sei tornato a Luis, c'è proprio tutti l'incubo di come è iniziata, quindi sì, viene anche a me ogni tanto, sì, comunque non Rudy García, sì, sì. Bisognerebbe chiamarlo Rudy García perché lui è francese, sì, però ha l'origine spagnola, quindi vale tutto, sì, sì. No, ma al di là di questo, García è un allenatore secondo me preparatissimo, ha fatto benissimo in questi anni a Lille, è uno che ha vinto in una squadra che non vinceva da 40 anni il titolo, e ha sempre giocato bene a calcio, le sue squadre sono state sempre equilibrate, è uno che non si inventa nulla, e se se lo inventa è perché l'ha provato prima, e secondo me è uno che riuscirà a tirare fuori il meglio dall'organico della Roma, e soprattutto non regalerà nulla agli avversari. Contro la Roma, per fare un gol devi essere tu molto più bravo, non puoi aspettare che la Roma ti regali nulla, e al tempo stesso è un allenatore che sa tirare fuori il meglio da quello che hanno a disposizione, da quello che hanno i suoi giocatori, anche a livello offensivo. Secondo me è uno che sa plasmare la squadra sulle caratteristiche dei giocatori, e in questa Roma, che ha dei grandi giocatori ma magari è incompleta in alcuni reparti, secondo me è l'allenatore ideale. E che mi dai un tuo giudizio su Strootman? Mamma mia, cara. Strootman è un giocatore fantastico. Vero. È uno che ha 21 anni, se non ricordo male, era capitano della nazionale olandese. Sì. E è un giocatore che ha, oltre a una grande struttura fisica, grande qualità tecniche, ha secondo me un'intelligenza calcistica che lo eleva rispetto alla media. Insieme a Benassia è sicuramente l'acquisto più importante della Roma, ed è sicuramente con Strootman il centrocampo, il punto di forza della Roma, il reparto dove più si è migliorata questa squadra, e il reparto che secondo me permetterà a questa squadra di fare il salto di qualità rispetto alla scorsa stagione, perché è inutile negare che passare da Taxidis e Bradley, con tutto il rispetto, a Strootman, avere più presenza, più minuti di Pjanic, fa del centrocampo della Roma uno dei centrocampi più forti della Serie A. Hai detto tutto, con i nomi hai detto veramente tutto. Ti aggiungo anche Daviris a Maicon, con tutto che magari Maicon non è quello di 3-4 anni fa, però non insomma può peggio Piris, non poteva fare, ecco. Sì, con i nomi ha detto tutto non Paolo. Può mai essere Piris. Chiediamo anche a Paolo d'accordo. Che il Milan secondo te rientra oppure no? Questa nel gruppone. Rientra nel gruppo, cioè per me il gruppone è dalla terza alla sesta. Ok. Quindi in quel gruppo ci sta di diritto, come se non ci sta la Roma, ci sta l'Inter, forse, probabilmente. Ci sta, anche se insomma la campagna acquisti fatta dal Milan è stata più mediatica che volta a risolvere delle esigenze. Però già un gradino verso il basso, perché i bookmaker, ricordo le quote dei bookmaker senante poste prima dell'inizio del campionato, Juve strafavorita con quote sotto al 2, e poi alla pari c'erano Napoli e Milan. No, se lo scordano, già insomma anti secondo me no, ma poi magari il campo ci smentirà, però sì. Secondo me il Milan, il Napoli è molto più forte del Milan, sì, in questo momento. La vittoria di ieri non deve stupire. Penso che il Milan, come dire, debba molto tutto sommato alla capacità di Allegri di tenere in una situazione complicata. Allegri aveva sicuramente bisogno di un difensore, e invece si è preso Kakà. Credo che l'esperienza di Allegri possa essere, come dire, l'unico freno in una situazione dove veramente la campagna acquisti mi è sembrata proprio fuori fase. Sì, questo non vuol dire che il Milan risolverà tutti i suoi problemi e che arriverà lo stesso terzo, ecco, questo non te lo so dire, però sicuramente serve tutta l'esperienza di Allegri e tutta la sua capacità, devo dire, dimostrare in questi anni di gestire anche delle situazioni dove come dire, l'ingerenza della società è evidente sotto gli occhi di tutti tutte le settimane.
Questo è verissimo, puntuale il tuo commento, Paolo, a 360 gradi, quello che cercavamo e che abbiamo puntualmente trovato anche noi. Ora ti lasciamo ai tuoi preparativi per l'accoglienza di Fabio Capello, ovviamente tu hai di Fox Sports, questo nuovo canale. Poi ce la godiamo. Tra interessantissimo che ormai ci mette la vita e quindi finita. Un po' la niente anche, però è bello così, per è cui finita. A te e a tutta la tua squadra auguriamo un gran lavoro, un buon lavoro ovviamente per il gran lavoro che fate. Grazie per il tuo contributo. Grazie, troppo buone, buon proseguimento. A grande te, Paolo. Grazie a Paolo Saravano di Sky.